può diventare Dio un uomo? Sì, lo fa perché l'uomo da solo non può conoscere Dio e quindi decide di venire egli stesso in mezzo a noi per rivelarsi. Cristo, con la sua presenza in mezzo a noi, ci rivela che l'uomo può essere come Dio quando imparerà a vivere l'amore incondizionato verso gli altri. Dio è amore e agisce nel mondo per rivelare se stesso. Quali sono le opere di Gesù che rivelano che egli sia Dio? Non sono solo le opere e i miracoli dei quali ci parlano i Vangeli. Cristo opera anche adesso nel mondo e nella vita di ciascuno di noi. Opera anche adesso nel cuore di chi lo riceve. Cristo sta agendo anche in questo quinto venerdì del nostro cammino quaresimale. Anche se crediamo che Gesù stia agendo nel mondo adesso, è difficile a volte vedere direttamente questa sua azione. Noi vediamo prima gli eventi negativi e mettiamo in risalto ciò che ci divide e non ci unisce. Se cominciamo a cercare il bene nelle cose nel mondo, allora riusciremo a scoprire anche le briciole della presenza di Dio nella nostra quotidianità. Quali sono i segni concreti di amore che Dio ha messo sulla tua strada? Tendi a notare prima le cose negative o quelle positive? Qual è la buona notizia che vuoi portare oggi agli altri?